E qua voi ragazzi, come vedete, adesso non vedete, adesso vedete. Più lui pasta col tonno e il mezza bustina di grano del sugoso. Allora, questo video lo farò verticale perché mi sono reso conto che ci sto di più. Davvero? Mi cago sul cazzo il pesce, pesce a pesce. Devo dirvi che, infatti, davvero, sì. Ah, lo sprizzo sprizzo. Devo dirvi che mettere il formaggio a... anche in confezione da 6 bustine pesce allora, un'ottima idea perché formaggio attutisce la caduta del palato pugliese. Pasta è di domessa, sì, due tipi, vedete, una penna e un sì, un sedano, perché sì, infatti la farmacia il bello è che c'è altro mezzo chilo di pasta così come questa. E qui c'è il piede del pane. Quindi devo dirvi che è stata davvero un'idea sgarbata usare la pasta per il pesce, perché sanno tutti che nessuno deve... Sì. Già che ci siamo, mettiamo un po' di olio. Questo è un bellissimo olio al fico d'India. Non scende. Allora, ha funzionato. Allora, adesso assaggeremo questa... Perché lo sto facendo? Questa parte di... di pasta col tonno con del miele. Devo dire... sa di minchia, non che io sappia cosa sappia, ma che sappia del cosa. Tuttavia ne so poca, sto in questo punto perché non riuscivo a smash, a tirarla fuori. Sa di pollo, davvero auspicabile. Penso con questo bicchiere faremo una potente, non si vede il bicchiere, una potente bevuta di questa bevanda, che adesso non avete sentito lo spizzo spizzo. Uno sciottino di sborra. Non mi rendo conto che danni ho fatto. Comunque, se non vi siete accorti, ho una bellissima maglietta dei polli. Perdeva goccia sotto, scusate, il succo nel succo. Puliamo perché non si evade il fisco, ragazzi. Adesso mangerò dove sono cadute le gocce del... Sì. Tanto sembra un PNG sto coso. Devo dirvi. Che è davvero buono. Mentre che stavo mangiando la lettiera per gatti, sono arrivati i miei fratelli e ho dovuto cibarli della mia prelibatezza.
e saluto. Ci vedremo un'altra potente patente. Aspettatevi il video di sopravvivenza, che so, Napoli, sopravvissuto. Mercoledì, in prima serata, Italia 1. Ciao. Non pago le tasse, di sta merda sono il capoclasse, sono il cugino di Mar-